Ciao. Mi sono impapinata, vabbè. Allora, ho qualcosa di nuovo da farvi vedere. È qualcosa di speciale, molto molto speciale. Ah! Allora, premessa. L'altro giorno ero tornata dalle ferie. Era il 16 di agosto e ho fatto un giro il pomeriggio in città per catturare qualche Pokémon con Pokémon Go. Sì, gioco anch'io a Pokémon Go e sono andata anche tornando appunto a casa. Sono andata in uno dei miei negozi di giocattoli di fiducia, un negozio storico che c'è qui a Trento, si chiama Italo. Allora entro dentro pensando chiederò alla proprietaria se ci sono delle novità. Entro dentro e sul bancone c'era una scatola molto speciale che mi ha fatto fare oh mio Dio! Sì, proprio così. E c'erano queste. Ok. La serie 16 della sì, serie 16 delle Lego Minifigures, yeah! Basta. Io me li aspettavo per fine agosto perché in teoria dovrebbero uscire a settembre, però che appunto a loro di solito arrivano le cose tipo di un mese, arrivano a fine del mese prima, più o meno. È stata una sorpresa. Allora ho chiesto come mai. Sei felice? Yeah, basta. E mi ha detto che praticamente gli è arrivata una scatola direttamente dalla Germania. E quindi gli è arrivata prima, un bel po' prima, cioè a metà mese. Caspita, aspettate un attimo che regolo un attimino la telecamera. No. Così va meglio. Ok, ne ho prese 20 bustine. Sì, anche stavolta ho preso un bel po' di bustine e farò 4 aperture da 5 bustine. Già. E cominciamo. Allora, prima cosa vi faccio vedere la bustina. Ne prendo fuori 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Bene. Allora. La bustina è gialla. La bustina ha questi bellissimi punti di domanda gialli più scuri sullo sfondo. La serie è la 71013. Wow. Ok, è la serie 16, dai 5 anni in su perché ha piccole parti, Lego Minifigures. Qua ci sono un po' delle minifigure, c'è il bambino pinguino, l'uomo banana che è il sweet guy di questa serie, c'è... oddio, com'è che si chiama? Quelli messicani che suonano la chitarra, adesso non mi viene il nome. Non mi ricordo, vabbè, mi verrà in mente, ve lo scriverò magari nella descrizione. Il ninja, la regina delle nevi, Frozen Docet, il bambino diavoletto, perché vedete che ha anche la zucca, la donna cyborg, wow, la babysitter, il pirata, e poi ce ne sono delle altre ovviamente, però... Vedremo dopo la checklist. Allora, adesso la apro. Vediamo subito la checklist. Allora, oh, molto carina. Allora. Dietro c'è
il sito dove potete vedere praticamente tutte le minifigure, perché ci sono anche le liste delle minifigure delle serie precedenti. Se uno magari volesse cercarne una in particolare di qualche serie vecchia, può andare lì, dare un'occhiata, vedere il nome e poi cercarla, e poi tipo sborsare soldoni, perché quelle delle serie precedenti che adesso costano tantissimo alcune. Comunque, vabbè, sto divagando. Poi qua c'è tipo le istruzioni su come montare certe minifigure, tipo il bambino diavoletto e la regina delle nevi, che in effetti ha il mantello, così. E poi qui vediamo le minifigure. Allora, c'è la regina delle nevi che ha... Oddio, cos'è? Cioè, più una guerriera delle nevi. Che cavolo ha in mano? Delle spade di ghiaccio? Fantastico. Guerriero indiano. La donna cyborg. Il bambino diavoletto. Cioè, vestito da diavoletto per la Halloween. E il bambino emo. O il bambino spooky. Il bambino pauroso. Il bambino creepy, non lo so come si chiama, che praticamente farebbe il paio con la bambina, che praticamente ha più o meno lo stesso aspetto che c'era nella serie. Non mi ricordo se era la 9 o la 12, devo guardare, ve lo scrivo in descrizione. L'esploratore, wow, un figo. Poi c'è l'uomo dell'Antartide col pinguino. O l'uomo, o no, il turista. Sì, perché ha una macchina fotografica. È un turista che va in Antartide a vedere i pinguini. La boxer. Poi c'è il pirata. E il bambino pinguino. Cavolo, ci sono tanti bambini in questa serie. No, ce ne sono due. Due, tre, tre, perché bisogna anche contare il bambino emo, perché non so se le gambe si piegheranno. No, si piegano per quella. Boh, vabbè. Comunque, bambino pinguino, il ninja, il tipo che partecipa ai concorsi di bellezza per cani, perché vedete c'è il premio col cane, e il mariachi, mariachi. Ecco, mi è venuto in mente. Mariachi. La spia. Mi viene in mente quello di Mission Impossible. Vabbè, la spia o il ladro o qualcosa del genere. L'uomo banana e la babysitter. Ok. Allora, adesso mettiamo via e vediamo cosa ho trovato. Oh, bellissimo. Questa la metto nella città paranormale, perché vabbè, in quella città non c'è solo cose paranormali, ci sono anche alieni, cose di sto genere. Allora, ho trovato la donna cyborg. Prima di metterle i capelli, vi faccio vedere che ha solo una espressione del viso, dietro non ha niente. Ha i capelli blu azzurri con una striscia argentata, ha appunto metà faccia che è cyborg, ha un'armatura, qua la parte del corpo è nera e sopra c'è questa parte qua che si mette sopra, che è dettagliatissima, bellissima. Pantaloni sono disegnati davanti, dietro no, e anche di fianco, wow, solo però da una parte, dall'altra no. Ha un braccio bionico. L'altro invece è normale. Wow, è bellissima. Ok. Seconda bustina. Ok, prima di mettergli il cappuccio, vi faccio vedere com'è. Anche gli tolgo anche l'arco. Ok. Questo è il ninja. Ha un viso così, con un pizzetto e le basette, bellissimo. Ha questa divisa così, fatta così, c'ha la solita faretra, quella classica della Lego. Ha le gambe stampate
anche dietro stampato. Aspettate, vi faccio vedere. Dopo lo rimonto. Questo mi sa che lo metterò nella cosa fantasy. Sì. Anche dietro stampato. E poi ha il cappuccio che praticamente si mette così, che lo fa diventare ninja. E poi c'è l'arco, che è l'arco classico della Lego. Dopo li rimetto tutto. Ok. Terza bustina. Ah, bene. Allora ho trovato il guerriero indiano. Ha un'espressione molto cattiva. Al turbante verde è stampato davanti, che ha questa cintura che gli passa attraverso il petto, e a petto nudo, e poi un'altra cintura qui che gli reggono i pantaloni bianchi, e poi ha le scarpe che credo siano quelle proprio tipiche indiane, quelle con la punta in su, perché qui vedete che fa una specie di simulazione. Dietro anche è stampato, che c'è la cintura che prosegue. E poi ha dei braccialetti disegnati qua sui polsi. E poi guardate questa scimitarra, è fantastica. Cioè, io non l'ho mai vista una così dettagliata, è bellissima. Wow. Ok, andiamo avanti. Quarta bustina. Allora, il mariachi. Wow, cioè è bellissimo. Caspita, allora qua c'è la chitarra, ha il cappello, sombrero nero con dei ghirigori, guardate, dei ghirigori argentati lungo tutta la tesa. Cioè, ha gli stessi ghirigori anche qua sui pantaloni. Si metti a fuoco. Ok, perfetto. Ha gli stessi ghirigori anche qui. Sui risvolti della giacca e qui davanti praticamente ha un fazzoletto rosso, i baffi. Wow, bellissimo. Questo non so se magari lo metto lì nel parco della mia città. Come si chiama? La mia città paranormale. Per tipo far da intrattenimento. Sì, lo metto lì perché ho allestito una specie di mini palco con un microfono che ho preso da un mini set. Oh, uno nuovo, perfetto. Bigliettino. Da un mini set della Lego Friends. Allora lo metterò là sopra. Ok. Ah, che bello. Tengo così. Questo è quello che partecipa alle gare di cani, infatti qua c'è anche il cane che metterò nel petting zoo della città paranormale. Che carino che è bellissimo. E non ce l'ho questo. E qui c'è la minifigure, vabbè, vestita normale, c'ha questo vestito blu con la tasca, con un biscotto a forma di osso per cani, fantastico. Qua c'è la coccarda del primo posto, la coppa con su il cane, che è lo stesso che ha lui praticamente, capelli biondi fatti così, fatti veramente benissimo, ma l'omino normale, insomma, la minifigure normalissima. Ok, finito questi 5, adesso vabbè, ne aprirò altri 5 e poi vabbè, i video li metterò ovviamente in ordine sparso. Comunque questo sarà il primo, ovviamente. Ok, alla prossima. Ciao.